Cioè, di solito non sono particolarmente iperecitante quando parlo in pubblico, che non è mai il contrario. E a questo punto di vista dovrebbe funzionare. Ma mi ricollego ad alcune cose che sono state dette precedentemente. Se mi collego nei motivi per cui personalmente ho cominciato a occuparmi di un progetto di moneta complementare all'euro, quindi strumento all'interno del loro sistema per risolvere una serie di funzioni, perché al di là dei punti specifici su cui magari si può tornare, si può essere in accordo, si può essere magari un po' meno d'accordo, non dimentichiamoci per esempio che l'Italia, per dirne una, ha un surplus commerciale nel 2016 di quasi 60 miliardi di euro. Per ricordare un tema su problemi di bilancia commerciale, cala uscita, che poi non sono così significativi per sé rispetto a quanto sembrano. Però non c'è dubbio che la spaccatura dell'euro, fatto nel senso di fuoriuscita con rottura, è un problema operativamente e tecnicamente complicato. Non vi dico che è impossibile, non penso che sia impossibile, sicuramente ha degli ordini di complessità piuttosto alti. Quello che mi preoccupa non è che siano ingestibili, perché poi nella vita di cose ingestibili ce ne sono poche, sono crollati gli imperi, figuriamoci se non si può sciogliere un'unione monetaria. La mia grande preoccupazione è che il consenso politico per un passaggio come la rottura dell'euro potrebbe non svilupparsi per tantissimo tempo, appunto perché ci sono queste difficoltà e appunto perché esistono questi dubbi, in parte legittimi, in parte esagerati, possiamo discuterne, però poi bisogna arrivare al momento, se mai si percorre questa strada, in cui si forma la volontà parlamentare, dove c'è un 51% che si esprime per percorrere questa via, e non è semplice, non è banale e non è assolutamente scontato. Ragionando sotto il punto di vista strettamente operativo, mi rendo conto che poi c'è una dimensione politica che almeno è altrettanto importante, però dicendo che è importante il fatto tecnico non dobbiamo dimenticarci. Dal punto di vista tecnico, se vogliamo risolvere le disfunzioni del sistema euro, la via più semplice in realtà è un'altra, non è una via di rottura ma una via di affiancamento. Una maniera che non è l'unica possibile, ma su cui abbiamo lavorato molto, perché con Stefano Ciro Sladini, con vari altri ricercatori abbiamo sviluppato un lavoro comune con Mercurio da parecchi anni, consiste nell'introdurre in singoli paesi quello che abbiamo denominato certificato di credito fiscale, sostanzialmente un titolo che dà diritto a ridurre pagamenti dovuti a valere su tasse future. È un titolo che può circolare sotto forma di l'equivalente di un titolo di Stato, che però non è il debito, perché lo Stato non si impegna a rimborsarlo, si impegna solo ad accertarlo a partire da una certa data futura. Quindi io, Stato, assegno gratuitamente, metto in circolazione un certo quantitativo di questi strumenti, per esempio nel 2017, a partire dal 2019 il possessore del titolo deve pagare IVA, deve pagare IRPEF, deve pagare qualsiasi forma di tributo o comunque di pagamento al settore pubblico, lo può ridurre in funzione del valore del titolo che possiede. Immettendo una circolazione poi c'è da presumere, si può anche adeguatamente incentivare, che nasca anche un meccanismo di accettazione di questo titolo da parte del settore privato, delle aziende, della grande distribuzione, del public utilities, perché di fatto è un equivalente monetario. Un supermercato che ha costantemente pagamenti da effettuare per IVA, per contributi, per tutti i tipi di imposta sulle tasse dei suoi dipendenti, lo vedrebbe come un equivalente di moneta. Di fatto abbiamo ridato allo Stato la capacità di emissione monetaria. L'abbiamo data però senza rotture e senza ridenominazioni, perché buona parte delle complicazioni dovute a un possibile breakup dell'euro consistono nel fatto che abbiamo dei rapporti di debito e credito che cambiano di colpo e che danno luogo a fenomeni di svalutazione, ma fenomeni anche di rottura contrattuale, con contenziosi conseguenti sul piano legale.
ideale, eccetera. Questa via di affiancamento invece risolve il problema. Abbiamo lavorato molto anche sulla compatibilità di questa riforma con i trattati e anche con la Costituzione, compreso l'articolo 81, nonché con i regolamenti, che non esistono solo i trattati UE, esistono i regolamenti Eurostat che disciplinano il trattamento contabile di determinate poste. Questo per metterci sotto un profilo di verifica tecnica e di linearità nei confronti di tutto quello che esiste nell'impalcatura attuale, proprio partendo dal presupposto di dire: è possibile intraprendere una linea di politica economica completamente diversa, quindi superare tutta una serie di vincoli e di disfunzioni, senza uscire dal solco di quello che esiste oggi a livello normativo. Allora, punti fondamentali sono che questo titolo, che poi diventa anche uno strumento monetario di fatto, perché circola facendo funzione di moneta, non è debito pubblico, perché lo Stato emittente non si impegna a rimborsarlo in euro. Non viola neanche il monopolio di emissione monetaria della BCE, perché è un titolo che avrebbe accettazione sul territorio nazionale. Quindi nessuno è obbligato a accettarlo in tutti i 19 paesi dell'Eurozona, è accettato solo dall'emittente, quindi dal settore pubblico italiano, se fosse l'Italia a intraprendere queste missioni. Allora, prima si diceva l'onorevole La Malfa, i tedeschi dicono: non vogliamo farci carico dei vostri debiti. Intraprendendo un'azione di questo tipo, gli si direbbe: benissimo, noi da domani non chiediamo nessuna garanzia di nessun tipo su incrementi di debito pubblico. Esiste un impegno a raggiungere l'equilibrio, parendo il bilancio, che poi vuol dire equilibrio fra flussi in entrata e flussi in uscita del settore pubblico in euro, che vuol dire incremento di debito. Poi questo non lo volete, perché temete a questo punto ci sia un problema di insolvenza. Noi da domani rispettiamo questo impegno a una condizione: che tutte le politiche attive di sviluppo le possiamo effettuare utilizzando questo strumento. Che cosa vuol dire? Emettiamo il quantitativo che serve per migliorare i redditi dei lavoratori, quindi diamo integrazioni salariali, non sostituzioni. Non è che ci mettiamo a pagare stipendi che prima erano in euro in titoli fiscali, continuiamo a pagare gli stessi 1.500 euro al mese e aggiungiamo un titolo fiscale del valore di 100 euro. Quindi miglioramento salariale a favore dei lavoratori. Miglioriamo anche la competitività aziendale, quella che tradizionalmente si riallineava grazie a una svalutazione. Alle aziende diciamo: tu sostieni, a fronte del fatto che paghi 1.500 euro netti al tuo dipendente, un costo complessivo di 3.000. Continua a pagare 3.000 a fronte di retribuzioni netti, contributi, tasse che paghi per conto del dipendente, ma ti rimborsiamo, cioè ti attribuiamo un titolo fiscale dei 200 di valore sociale. Abbiamo uno strumento che ci consente anche di fare spesa sociale. Stamattina sono andate tante cose su programmi di reddito garantito, di lavoro e cittadinanza, di rilancio degli investimenti pubblici, tutte cose molto interessanti in un contesto in cui però lo Stato non ha leve di politica espansiva, sono chiacchiere, sono buone intenzioni, mancano strumenti. Dello strumento dobbiamo riappropriarci. Questa è la via operativamente, a mio parere, più semplice. Poi non dico che sia l'unica possibile, possono emergere altre idee, emergere alternative. Il concetto però è che bisogna intervenire sulla meccanica del sistema euro, bisogna intervenire sapendo che ci sono certi requisiti minimi, e però bisogna farlo con un'azione, a mio parere, unilaterale.
E qui vengo brevemente a commentare alcune cose che sono state dette stamattina in merito alla revisione dei trattati, al fatto che il fiscal code nel 2017 bisogna evitare che entri nell'ordinamento comunitario. Queste sono purtroppo tutte false piste, perché il fiscal compact può entrare o può non entrare nell'ordinamento UE, ma oggi è un trattato intergovernativo, perché è il momento in cui è stato stipulato. Facciamo parte, se non sbaglio, 27 paesi dell'Unione Europea, non c'è ancora la Croazia, hanno aderito in 25, è rimasto fuori il Regno Unito e Repubblica Ceca, quindi è rimasto un trattato intergovernativo. Ma al di là di questo, fate che gli inglesi adesso sono comunque in uscita, cosa fanno i cechi poi non lo so, ma il punto non è questo. Conduciamo una battaglia per non far entrare il fiscal compact nella qui comunità, quindi nella base di tutte le normative UE. Rimane un trattato intergovernativo, che cosa cambia? Assolutamente niente. Cioè, conta il fatto che è un vincolo. Ma tra parentesi è un vincolo ineseguibile, perché comporta dei tempi di contrazione e riduzione del debito pubblico che imporrebbero di fare politiche costanti di tagli e di incremento di tassazione che poi servirebbero le stesse. Sarebbe la prosecuzione accelerata di quello che sta avvenendo costantemente in pratica dal 2011 a oggi, ormai 6 anni. Cioè ci si morde la coda, il cane insegue la propria coda, si cerca di ottenere un miglioramento di finanza pubblica con politiche che abbattono il reddito nazionale, a fine anno chiaramente si scopre che non ci si è riusciti. È un meccanismo distruttivo. Da questa logica bisogna uscire. Quindi, la via che proponiamo e delineiamo è una via in cui deve esistere un governo, sono cose sul fatto che quello attuale non lo è, queste sono evoluzioni politiche che speriamo prendono qualche tipo di forma più favorevole. Deve essere un governo che prende atto di questo fatto, che riprende in mano delle leve di politica economica, però con un percorso tecnico che non è un percorso di deflagrazione, per un semplice motivo, che al di là di quello che si pensa, che non andava fatto, si è fatto male, chi è colpa, chi non è colpa, oggi esiste un problema. Se esiste un problema, tanto, diciamo così, migliore sul piano tecnico, tanto più facile è l'implementazione di un'azione per risolverlo, e io credo tanto più è probabile poi riuscire effettivamente ad applicarlo. Non è semplice, però, e poi la mia preoccupazione iniziale, concludo, sono veramente spaventato dal rischio molto alto che si continua a discutere su come si potrebbe o non potrebbe rompere, che ci sia una grande confusione dell'opinione pubblica, comprensibile, perché sono temi che sono già difficili per gli esperti, e figuriamoci per cui poi quotidianamente si occupa di altre cose, che le forze politiche facciano ancora più confusione, ovviamente mancando le competenze per comprendere tutte le implicazioni che poi hanno ovviamente i dibattiti di conclusione, dall'ex moneta, il rifinanziamento del debito, il risterenziamento, il bilancio di pagamenti, tutti commerciali. Poi se si discute tra esperti, magari un consenso lo si trova, ma neanche sempre. Tutto questo però si deve trattare in una volontà politica. Posso sbagliarmi, magari poi, come dicono molti, si arriverà alla fine a un processo che sarà caotico e disordinato. Questo è un rischio. Vorrei dire una cosa per concludere, a causa di ogni equivoco. Se qualcuno mi mette sotto il naso un tasto dove si dice break up, dove si dice rottura dell'euro domani, io lo schiaccio. Il problema è che questo tasto poi in pratica non esiste. Se esistesse poi, con ogni probabilità sarebbe qualcun altro a trovarsi a posizione dove lo schiacciare. Però il vero problema è che queste condizioni politiche e operative potrebbero non crearsi ancora per un periodo di tempo che non riesco assolutamente a prevedere. Bisogna quindi avere in mente qualche altro schema e qualche altra proposta. Noi ci occupiamo appunto di raggiungere questo obiettivo.
Grazie.